anche la zappella all'inizio. Ok. Essere adolescenti non è mai semplice, dicono. Ma essere adolescenti durante una pandemia può essere complicato doppiamente. Io e i miei coetanei abbiamo dovuto reinventare le relazioni e fare uno sforzo di immaginazione. Che cosa ci aspetta nel futuro? In che maniera possiamo contribuire a ripartire? Quali sono gli errori che la nostra generazione non dovrà ripetere? Abbiamo provato a rifletterci in rima, creando due canzoni rap. Ciao, Live In. Mi chiamo Eric Varga, ho 18 anni, frequento la quarta automotive nel centro formazione professionale di Trescore Balneario. Con Giovo abbiamo realizzato un progetto rap, creando un testo con le nostre idee, unendo le nostre idee. Dopodiché, una volta che abbiamo creato il testo, abbiamo rappato questo testo su una base. Una volta che l'abbiamo rappata almeno una volta tutti, abbiamo provato a registrarla. Dopo averla registrata abbiamo anche girato un piccolo videoclip e scattato anche alcune foto, ovviamente. Sempre con Giova abbiamo analizzato il rap americano, traducendo il testo che questi rapper rappavano e analizzando le loro parole, il loro significato. Cioè abbiamo fatto una piccola analisi, abbiamo riflettuto un po' su questa situazione, sulla situazione in cui siamo, sulla pandemia in corso e su come potremmo ripartire alla fine di questa pandemia, come a riprendere le nostre abitudini, eccetera, eccetera, come potrebbe il mondo o riprendere a funzionare come una volta o continuare con i nuovi metodi, come ormai tutti pian pianino stanno passando all'online, eccetera, eccetera. Noi ci abbiamo riflettuto e ognuno ha dato il proprio parere. Detto questo, un saluto a Live In. Mi chiamo Daniele, ho 17 anni, frequento il CFP di Trescore. Adesso vi racconterò un attimo il progetto che abbiamo fatto con la scuola, cioè il CFP, e con questo insegnante che è venuto dall'esterno che si chiama Giovo. Praticamente abbiamo realizzato una canzone rap, un po' tutti insieme, cioè tutta la classe insieme a Giovo. Abbiamo creato un testo. Diciamo, rappandolo abbiamo imparato a registrare. E abbiamo imparato anche molte altre cose. Ci sono tre tipi di tipo quello un po' arrabbiato, quello un po' triste e quello felice di rap, diciamo. Abbiamo riflettuto un po' sulla questa situazione sanitaria e abbiamo immaginato anche come ripartire. Un solito live.